Lei è qui vicino a me ed è Roberta Faccani. Buonasera, ben ritrovati. Vieni Roberta, guadagniamo il centro. Ti accompagno. Grazie, allora, Roberta è stata cantante dei Mattia Bazar per qualche anno. Sì, dal 2005 al 2010. Ha fatto Sanremo, quindi conosciuta. Hai fatto anche il musical. Sì, tanti anni. Vero? Sì. L'ultimo è stato proprio anche un musical molto famoso che ha girato tutta l'Italia su Romeo e Giulietta. Romeo e Giulietta, Ma cambia il mondo, con il grande David Zard, scomparso un anno fa per la regia di Giuliano Peparini. Sono stati 5 stagioni a teatro, quindi 400 e passa repliche, non so come dire, è stato veramente un bel impegno. E poi Zerowski con Renato Zero la scorsa estate, che è stata forse la ciliegina sulla torta della mia carriera, insomma, stare su un palco con il grande Renato in questo spettacolo che si chiama Zerowski, tra musica e appunto recitazione. Quindi noi abbiamo, come avete potuto capire, una grande artista qui a Mille Voci, siamo fortunati ad averti qui, e lei è anche un'autrice, una bravissima autrice che compone, una cantautrice e una autrice, perché ha composto anche qualcosina per la sottoscritta, ma ne parliamo dopo. Cosa ci canti? Un brano che è dedicato a un mio grande amore. A un grande amore che è iniziato e poi... Chissà come mai noi donne ogni tanto li perdiamo per strada questi amori, ma... però mi è rimasto nel cuore perché siamo ancora amici. Questa poi me la racconti. Sì, vabbè, si dice sempre così, ma invece ci ho pianto. Me la spieghi bene. Roberta Faccani! Attimi che segnano una vita intera. Ti ho sognato così tanto che sei qui davanti a me. Sarà il tuo sorriso o forse il tuo ti voglio, ma gioco fino in fondo questa folle possibilità. Se in questa notte
Grazie, grazie di cuore, Daphne. Grazie, grazie. Ti amori. Noi lo sappiamo il tuo nome. Chi gli stai a dire questo? Tu non sai il mio nome. Noi adesso lo conosciamo proprio bene il grazie, tuo nome. Daphne, Roberta Faccani, grazie.